Ciao ragazze, eccomi con un altro nuovo video. In questo video vi faccio vedere le ultime cose che ho preso in questi ultimi giorni e parto subito. Allora, devo dire che questa settimana sono stata brava perché comunque ho preso qualcosa di make-up, però solo un paio di cose, quindi veramente le altre cose sono tutte cose che mi servono, ecco. Allora, parto prima con l'erbolario. Perché, come vi dissi nel video dei finiti, che avevo provato un olio per capelli rinforzante, lucidante e nutriente, l'ho voluto prendere perché mi sono trovata bene. Quel campioncino veramente è stato ottimo, ho potuto provarlo più di una volta perché all'interno veramente ce n'era tanto e poi essendo un olio ce ne voleva davvero poco. E così l'ho preso ed è questo qua, l'olio da Macassar o Macassar, questo qua. E all'interno, sinceramente, credevo che usciva qualche campione, perché sappiamo che l'erbolario mette all'interno sempre qualche campioncino per far provare altri loro prodotti. Credevo che mi mettevano dei campioncini inerenti al prodotto e invece poi mi sono ritrovata con una crema viso alla pappa reale. Eccola qua. Il flaccone è questo qua, come potete vedere già l'ho adoperato, è fatto così. Devo dire che il profumo del chiodo di garofano che io vi dissi che non mi faceva impazzire, devo dire che rispetto al campioncino, nella boccetta si sente proprio una cosa proprio minima, minima, minima. Questo viene agitato prima dell'uso e poi si mette appunto sui capelli, sulla lunghezza e sulle punte e si lascia in posa per 30 minuti, però ho letto che è possibile tenerlo anche tutta la notte. Infatti io quando l'ho usato l'ho messo maggiormente sulle punte perché ultimamente non riesco a tenere le punte chiuse. E quindi avevo bisogno, quando ho visto che poi questo prodotto mi faceva bene, mi ha convinta a comprarlo. E dopo che l'ho messo, ho messo la cuffia, una cuffietta quelle bianche trasparenti tipo doccia, così, e l'ho tenuto per diciamo 3-4 ore, 4 ore. E poi ho fatto lo shampoo e devo dire che mi ha lasciato i capelli lucidi, davvero lucidi, morbidi, pettinabili. Io poi ultimamente, finalmente, sembra che il periodo della caduta che io avevo fino a qualche mese fa si sia fermato e quindi finalmente riesco a non avere più capelli che mi svolazzano di qua e di là. Quindi, come potete vedere, io l'ho usato sulle punte. Rispetto a come l'avevo, le mie punte erano tutte, davvero tutte, come dire, tutte, indisciplinate. Ecco, vi faccio vedere magari dal ciuffo che è più evidente, vedete? E quindi mi sono trovata bene e l'ho voluto prendere. Poi diciamo, il commesso credo che sia, mi ha omaggiata del calendario. Poi mi ha dato poi ho Ho sentito questo profumo, ibisco, credo che si chiama, ma era bellissimo. E lui mi ha dato questa maschera super nutritiva,
nutriente ad azione restitutiva per capelli secchi sfibrati, all'aminoacidi della pappa reale e al burro di karité. E questo sono curiosa di provarlo. Poi mi ha dato un fluido per dopo barba per mio marito e poi mi ha dato questa crema fluida corpo Felci. Questi qua, questi tre campioni qua. Poi sono stata dal negozio che io di solito compro gli oli essenziali perché volevo comprare appunto l'olio essenziale, quello al mentolo, e non l'ho trovato e ho preso questo all'eucalipto, così, ed è appunto un olio essenziale naturale. Si presentava sia col contagocce, che poi l'ho messo io perché già l'ho utilizzato, che col tappino normale, ed è un odore stupendo. Infatti l'ho adoperato su un fazzolettino di carta per mio figlio perché aveva appunto un po' il naso chiuso e subito si è risentito meglio. E mi ha dato due omaggi, che sarebbe una crema viso, credo, per pelli impure, questo qua, e poi un gel viso per uomo dell'acqua di Bolgheri o Bolgheri. Poi all'interno dell'Auchan saranno le luci. Ho potuto prendere questo diciamo portamonete, portaocchiali. Io sinceramente l'ho comprato per metterci il cellulare all'interno quando andrò a mare. Pagato una sciocchezza, neanche 4 euro, e ce n'erano di tutti i colori, di tutte le forme, e fatto così si apre appunto così. E l'ho preso appunto per metterci il cellulare quando andiamo a mare. Ecco qua. Così è ben protetto. Poi sono stata appunto da Mallardo perché appunto è l'unica cosa che ho comprato di make-up sono stati due matitoni nuovi, che sono della Revlon. Ne ho sentito parlare tantissimo e sono il 210, che questo sono stata davvero fortunata a trovarlo perché era l'ultimo praticamente, lo aveva nel cassetto la commessa, e ora lo faccio vedere. Questi sono quelli nuovi matte, fatto così, ritraibile. Questo è il colore. Poi l'altro invece è il 250 e vediamo se riesco a scocciarlo perché qui c'è molto più scotch. Questi prodotti l'ho sentito parlare molto bene ed è per questo che li ho voluti provare. Poi comunque erano, voi lo sapete, a me i rossetti matte mi piacciono, quindi è
qui, fatto così. Questo l'ha scelto mio marito perché davvero mi piacevano tutti, quindi ero davvero indecisa sui colori, tranne il primo che vi ho fatto vedere, che ero già decisa di mio di voler prendere quello, ed è questo qua. Questo. Ok, e questi erano gli unici prodotti di make-up acquistati. Poi ho preso dal cinese, perché il mio cinese diciamo di fiducia, che ogni tanto trovo qualcosa che mi piace, e ho preso queste semplicissime pinzettine, diciamo, per appunto quando faccio la messa in piega mossa con i bigolini. Mi servivano queste forcine, diciamo così, queste mollettine, e le ho prese e non ho pagato neanche 1 euro. Poi ho preso dei foulard a 2 euro l'uno, e ne ho presi ben tre perché erano colori che mi piacevano. E ho preso questo qui, di questo color tipo come il viola, ecco, viola fucsia, bianco, giallino, così, che ha questo motivo, vedete? Così, molto molto lungo, 2 euro. Poi dello stesso tipo l'ho preso fucsia, questo qua, con il bordo fucsia, e poi l'ho visto quest'altro colore, che non potevo non prenderlo perché è un colore azzurro Tiffany, verde Tiffany, e l'ho preso. Sempre 2 euro l'uno. Poi sono stata da poi sempre dal cinese, ho preso questo pennello, pagato 1,50 euro, che di questa marca Mie. Ed è appunto un ombretto, un ombretto, un pennello da per sotto l'arcata sopraccigliare, e devo dire che è valido. Non ho provato ancora, non ho visto ancora l'opera, però già dal tatto lo sento molto valido. È fatto così, questo qua, e c'è scritto qui Mie. Ripeto, dal tatto sembra ottimo, poi dobbiamo vedere la sua funzione, se va bene, ma penso proprio di sì. Poi ho preso ultime cose prese all'Auchan, no, all'Auchan, all'OVS, e ho preso solo 2 cose per provare. Poi vi faccio vedere un paio di cose di abbigliamento che ho preso. E ho preso questi due saponi di Shaka, uno alla vaniglia e uno al mango. Ho provato questo qui al mango, come potete vedere. Io questo l'ho preso maggiormente per lavare i pennelli, perché li trovo molto, diciamo, alla mano. Facili da utilizzare per lavare i pennelli, e infatti poi mi sono trovata bene, perché ho proprio in questo fine settimana ho lavato dei pennelli, e devo dire che hanno un profumo di mango straordinario, e pagato 1,99 euro l'uno. Quindi questi due qua, e sono dei saponi liquidi, e sono da 250 ml, con 12 mesi dalla scadenza. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Qua. In ultimo vi faccio vedere da H&M cosa ho preso di abbigliamento. Ebbene sì. Però prima di ciò sposto un attimo queste cose, altrimenti non vorrei sporcarle. Io ho preso due magliette. Allora,
ho preso questa fatta con le braccia da fuori, fatta questo colore qua, così, la manica semplicissima, così, vedete, di questo bellissimo fucsia, e l'ho pagata 7,95 euro. Sì, poi l'altra invece, io avevo visto una da un paio di ragazze che seguo qui su YouTube, una maglia appunto che poi alla fine l'avevo trovata, ma l'avevo trovata con un beige troppo chiaro che non mi piaceva più di tanto, e quindi poi ho visto questa, ho preso questa perché più o meno si aggirava a quel modello, ed è questa qui nera, un po' più elegantina rispetto a quella fatta così, che ha la manica tre quarti in pizzo, e poi non so se si riesce a vedere, comunque al pizzo anche qui davanti, così a V, con la scollatura V. Vedete? Sì, si vede. Con la scollatura V, e poi la manica fatta così, e questa l'ho pagata a 14,95 euro. Bene ragazze, questi sono i prodotti che vi volevo far vedere di quest'ultimo periodo. Come potete vedere, sto cercando di evitare di comprare il make up, a meno che non trovo cose che poi so che poi non che non le trovo, e quindi le prendo, ma per il resto come potete vedere non ho acquistato nient'altro, pur avendo la possibilità di poterlo fare. Comunque, io vi ricordo del giveaway che è in atto, mi raccomando, anche se non siete iscritte su Facebook potete partecipare, non c'è problema, perché qualcuno mi ha chiesto se poteva partecipare lo stesso, non c'è problema, perché comunque il giveaway è su YouTube e non su Facebook. Comunque ringrazio tutte le ragazze che stanno partecipando, le nuove che spero che parteciperanno, e grazie ancora per le nuove iscritte, e mi raccomando, scrivetemi sotto i video quando vi iscrivete che siete nuove, così io vi saluto, perché ancora oggi trovo iscrizioni però non so chi siete, quindi vorrei tanto salutarvi e ringraziarvi. E che altro, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze.